Messaggio della Madonna alla mistica cattolica Valeria Copponi, 10 febbraio 2021. Figlioli miei, oggi voglio benedire tutte le vostre famiglie. Ricordate sempre che ogni cosa buona o no nasce dalla famiglia. Voi mamme amate i vostri figli e voi papà educate i vostri figli soprattutto dando loro il buon esempio. Spesso voi, figlioli miei, anche nell'età matura, ricordate le parole che vi ripetevano i vostri genitori. Vien da sé che si semina buon seme, verrà buon frutto. Nelle vostre famiglie non vedo più l'amore, quello vero, per Gesù e tutto il bene che Gesù vi dona. Pensate bene prima di educare i vostri figli. Non abbiate fretta quando capite che hanno bisogno di voi, dei vostri consigli, del vostro amore. Non rispondete loro, ma ora non ho tempo. Ricordate che i figli che vi sono stati donati dall'alto e che all'alto un giorno dovranno fare ritorno, vengono prima di ogni altra cosa. Educateli in primis a livello spirituale, si ameranno Dio nel rispetto, così ameranno poi il loro prossimo. Prendete esempio da Gesù, che ha dato la vita per tutti i suoi figli, lasciando tutto il resto al dopo. I giovani hanno bisogno di buone guide per poterlo diventare con i loro figli. Non è difficile educare nel modo giusto, obbedendo la parola di Dio, andrete sempre sul sicuro. Amate i vostri figli, all'occorrenza riprendeteli sempre con amore e certamente avrete buoni risultati. Pregate prima che le parole escano dalla vostra bocca, poiché gli errori potrebbero costarvi troppo in un secondo tempo. Pregate insieme in famiglia e vedrete che le vostre parole usciranno giuste nel momento giusto. Vi abbraccio maternamente. Viviamo in un tempo dove c'è un grandissimo numero di divorzi e questi bambini, bambine di qualunque età, subiscono poi le conseguenze della separazione dei loro genitori che non hanno saputo amarsi, di conseguenza non hanno compreso l'importanza di educare i figli in un certo modo. Allora oggi preghiamo per tutti i figli che hanno i genitori separati e per tutti quelli che avendoli uniti non hanno un'educazione, hanno tante paure, soffrono interiormente e non conoscono Dio né loro né le loro famiglie. Un giorno faremo tutti ritorno al Padre. Un padre che ha creato l'universo, le galassie, gli universi, gli angeli, gli arcangeli e tutte le altre gerarchie spirituali e mortali come lo siamo noi, al quale vorremmo dire grazie per il dono della vita, vorremmo abbracciarlo e vorremmo chiedergli perdono per non aver pregato, per non aver amato abbastanza la Santissima Trinità, che è Dio, e per non aver educato i nostri figli con quell'amore, quella conoscenza, quel rispetto, quell'educazione che oggi mancano. E invece poi vediamo tanti bambini che hanno un cellulare in mano, stanno al computer, dicono tante parolacce, piangono, soffrono. E se voi siete degli zii, dei nonni, prendetevi cura di questi bambini, bambine, se i loro genitori non riescono ad
dargli quell'educazione che hanno bisogno. Allora preghiamo e affidiamoci sempre a Dio. E nel momento in cui vorremmo fare una qualsiasi azione, diciamo sempre: Gesù, vieni a fare questa azione con me e in me. Vieni a parlare in me, vieni a operare in me, vieni a respirare in me. Così Gesù sarà fuso in noi e sapremo cosa dire al momento giusto.